Tra luglio e settembre le presenze negli esercizi ricettivi sono state complessivamente il 63,9% di quelle del 2019. Il calo è dovuto soprattutto alle presenze dei clienti stranieri, che sono state il 39,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nei primi 9 mesi del 2020 sono diminuiti drasticamente i viaggi per motivi di lavoro di residenti nel nostro paese e, in misura minore ma comunque ampia, quelli per vacanza. È quanto emerge dai dati del report Istat sul movimento turistico in Italia. Attenzione alle truffe che mirano al bonus vacanze. È l'allarme lanciato dall'Agenzia delle Entrate. Sui social network, tra cui Instagram, alcuni account offrono la possibilità di convertire in denaro il bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso l'app Io, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Segnalati inoltre account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco del bonus vacanze, vengono chiusi e scompaiono dal web. Il fatturato generato sul territorio di Venezia dal turismo residenziale nei primi 11 mesi del 2020 è stato di 70,2 milioni di euro, con una perdita del 63% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dall'analisi di OTEX, primo osservatorio sul turismo extraalberghiero in Italia. Dopo i numeri positivi del primo bimestre, il trend del fatturato 2020 in Laguna è stato negativo da marzo in poi, con una flessione di oltre l'80% nel mese di maggio. In forte calo anche gli annunci di settore. Teheran possiede alcuni tesori che lasciano a bocca aperta, come il complesso del Golestan. Le torri del vento catturano l'aria fresca e la avviano alle sale sotterranee, dove nelle roventi giornate estive si può godere di una temperatura più gradevole. Nel Palazzo dei Fiori si possono ammirare le vestigia di un passato opulento. Nella Sala degli Specchi si celebrò l'incoronazione dello Scià Mohammed Reza e di altri sovrani. Vi sono esposte ricchezze e opere d'arte incomparabili. Dall'edificio del Sole, altrettanto ricco di magnificenze, si può ammirare il panorama della capitale. Fat Ali, per l'insediamento dei sovrani, fece costruire il trono di alabastro che vedremo. Riservò a se stesso un angolo suggestivo e la sua tomba è in un posticino particolare. Lo scià, che ebbe 200 mogli e 170 figli, si sistemò in posizione panoramica. Distante c'è il trono. Qui venne incoronato Scià di Persia anche Reza Pahlavi nel 1925. Oggi è uno dei posti più visitati dai turisti che ammirano la preziosità del monumento.